The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Dopo 2 anni passati ad aspettare, finalmente hanno riaperto le discoteche. Ma se il mondo è cambiato, una cosa è rimasta uguale dall'ultima volta: le interviste in discoteca le fanno sempre gli uomini. E se vi dicessimo che siamo riusciti a mettere delle camere nascoste nei privé di una discoteca e abbiamo scoperto quello che dicono davvero le donne quando parlano di sesso tra di loro? Come abbiamo fatto? Semplice, gliel'abbiamo chiesto. Ma la domanda è: vi piace più farvela leccare o fare b***i? Attenzione. Sì, beh, in realtà ci sarebbe un piccolo particolare che non gli abbiamo detto. Vabbè, ve lo spieghiamo meglio dopo. Ora torniamo alle interviste in discoteca. E al fatto che le facciano sempre gli uomini. Quindi abbiamo deciso di tornare per sentire le vostre opinioni senza pregiudizi e peli sulla lingua. Da donna a donna. The Show presenta In Disco Veritas! Quarantena! Ragazze mie, buonasera, e voi siete la mia gioia di questa serata. Siete 3 bombe atomiche, ma veramente bellissime. Inizio serata, quindi siete carichissime. Direi proprio di sì, veramente. Sai di cosa parleremo oggi? No. Oggi andiamo punto, subito, al punto, chiaro. Parliamo di sesso. Ma sesso occasionale. Bello. Siete contente? Felicissime. No, è un bel argomento. Mi sono lasciata da poco. E che cazzo? Quindi secondo voi la parola s***o, la parola c***o sono sempre tabù? Ormai nel 2022. E vi di... normalità alla fine. Ormai siamo nel 21° secolo, che cosa ce ne frega noi? Io ne parlo volentieri. Però vedo certe persone che le usano proprio come tabù, cose che secondo me non ha senso. Sono cose normali? C***o lo dico sempre. Vabbè, anche s***o. Mantra! Facciamo il mantra tutte insieme. S***o, c***o, c***o, c***o. Voi senza problemi dite mi piace il c***o. Sì! Anche la f***a, giustamente. Quindi? Anche la f***a. Quindi mi piace il c***o. Certo, non bisogna privarsi assolutamente di niente, come ho detto prima. E a voi piace il c***o? Vabbè, sì, dai. Bisogna ammetterlo. Non si rifiuta mai. Mi piace il c***o. Mi piace il c***o. Mi piace il c***o. È così che le vogliamo. Voi siete delle ragazze che escono tutte le sere, vi piace divertirvi? Sempre. Tutte le sere? No, beh, sì, il weekend. Okay. Usciamo weekend. Sempre in realtà. Però il weekend c'è più gente. Si crea le situazioni. Sì, abbastanza, più che altro durante il weekend. No, no, a me piace divertirmi tantissimo. Venerdì e sabato, come lunedì, come mercoledì. Allora, dunque ti piace uscire? Ogni sabato sera qua, posto fisso. Qua, posto fisso? Ragazzi, ci trovate. Che poi ci pagano, le rotonde di Garlasco. Cosa faccio in casa? La vita è una. La vita è una! Andiamo subito al sodo. Se vi dico sesso occasionale. Oh, sì, sì, a voglia. Sì, assolutamente, sì. Decisamente. Sei molto più composta, decisamente. E vai, sì! Io dico di sì. Ci sta, c***o. Abbiamo un'età che fa bene divertirsi, poi più avanti si potrà pensare a qualcos'altro di più serio. Non c'è niente di male nel farlo. Se ti vuoi divertire, va bene. Ma alla fine siamo giovani. Una volta ogni tanto ci sta, ovviamente, non tutti i giorni, però... Vi capita di fare sesso occasionale? Sì, mi è capitato. Attualmente no, purtroppo, devo dire. Purtroppo! E a te è già capitato di farlo? Sì. L'estate porta grandi cose. L'estate è fatta praticamente per quello a momenti. Innanzitutto però ne deve valere la pena. Però per il resto, perché no? Cioè, perché privarsi, no? Soprattutto quando poi capitano le buone occasioni. Se c'è l'occasione, ogni tanto bisogna sfogarsi. Quando c'è l'esigenza, viene. Sono completamente d'accordo con la mia socia qua. Perché è molto più aggressivo. È molto più aggressivo il sesso occasionale. No, questo è vero. Perché effettivamente sa fare molto meglio che il sesso normale. Ti soddisfa di più. Mi è mai capitato di uscire in discoteca solo per dire: oh, stasera voglio farmi qualcuno? Proprio come fanno i ragazzi? Sì. E c'è qualcuno che vi fareste stasera? Sì. Dov'è? Portiamolo qua. No! Devo fargli credere che non mi interessa. Noi donne abbiamo tutte delle strategie pazzesche. Brava. Questo lo vede. Vabbè, non sa chi è. Mica c'è solo uno, capite? Oh, quanti sono? Oh. Serate normali non ho un particolare scopo, ma serate già solo più divertenti, più attive. Lo scopo è cercare qualcuno, per divertirsi. Viviamo la vita com'è, nel senso, se poi è lì, se poi è lì, come si fa a dire di no, insomma? Diciamo che si coglie l'occasione, no? Noi siamo qua fra di noi, ci divertiamo, ma se succede, succede. È capitato. Non stasera? Di no. Stasera... se c'è l'occasione, sì, perché no? Ma c'è qualcuno tra la gente... perché voi non sapete, ragazzi, ma ci sono persone che ci guardano. C'è qualcuno che ti piace?
No. Il nostro autore Alberto. Il più bello del team. Adesso c'è Baffi anche. Ah, lui è buono, ma tanto comunque non lo dà nessuno, è pazzesco. Comunque. Tagliamo. Ah, magari quando ero più piccola, che c'erano anche le scommesse, chi si faceva più ragazzi, così. Io uscivo. Però, cioè, se trovo quel ragazzo che magari mi fa divertire così, perché no? Vi capita quindi di uscire qua ogni sabato sera. Come trovate qualcuno da farvi? Allora, ballando, cerchiamo qualcuno di carino. Poi, se ci sta bene, se no ce ne cerchiamo un altro. E a fine serata qualcuno ci troviamo, ma no? Ce ne sono tanti, giustamente. Ce ne sono. E dunque, la prima cosa che guardi in un uomo per fare del s***o casuale è l'aspetto fisico o c'è altro? Guardo molto l'aspetto fisico, sinceramente. Se hanno un filo di pancetta non vanno bene. Anche noi siamo giudiziose. Beh, se parliamo di s***o occasionale, l'aspetto fisico secondo me è la cosa principale che si guarda. Mica mi devi piacere mentalmente. Cioè, caratterialmente. Sì, perché se sei stupido come una campana non riesco. Se invece vedo che sei un po' sveglio, un po' spigliato, già. Esatto. Penso ai capelli in realtà. Che strana risposta. Non lo so, mi piacciono i capelli, quindi sì, i capelli. Cosa, sempre il capellino? Gli occhi, il sorriso. Gli occhi deve saper guardare bene e poi il modo di atteggiarsi, deve saperti un po' coinvolgere. No, che cazzo! Deve essere figo esteticamente. Come ballare assolutamente, cioè ci deve saper fare guardarmi, feeling insomma. Lo sguardo, se quelle ci soddisfano allora si fa. Perché quella volta poi basta, cioè non è che è continuo. Ma chi lo rivede basta. Più? Ma chi lo rivede più? Esatto. Ma chi lo rivede? Collano e assolutamente. Poi diventano sottoni, perché qua diventano sottoni. Come quando dopo ti dicono ma poi ci sentiamo? No. E poi si guardano altre doti che però non so se possiamo dire non qua. Ma poi ne parleremo. Eh sì, alcune delle ragazze che hanno partecipato a questa intervista sono le stesse che poi ritroverete nel privé. E bisogna dire che lì invece non si sono affatto trattenute. Suo padre mi ha trovato nel letto con tre. Con tre tipi? Cosa? Allora, ma c'è leccarcela? A me piace leccarlo a lui, ma scusatemi. Allora, eravamo al concerto di Ultimo e siamo andate a finire dentro il bagno. Ma mio padre apre la porta così. Ti giuro. Abbiamo avuto modo di scoprire tutte quelle cose che le donne si dicono ma di cui parlano solo tra di loro. Tutti i segreti, tutte le verità che rimangono tra amiche. Grazie alle Atrix assisteremo ad un'intervista fuori dal comune, senza filtri, pensata per sfatare ogni tabù sulla sessualità. Beh, un'intervista. Se non fosse che le Atrix si sono dimenticate, diciamo così, di dire alle ragazze che avremmo ripreso tutto. Ma fermo, stiamo già dicendo troppo, vi roviniamo la sorpresa. Continuiamo con il video. Quindi non so neanche più cosa è la ragazza. Immagina un ragazzo alto, con gli occhi bellissimi, arriva e ti dice andiamo in bagno. Ci si può pensare. Ma direi proprio di sì. Se mi piace, certo. Arrivo, baby. Ci penso. Poi se vedo che fa sul serio, magari ci posso dare un pensierino. No, dipende, perché alcune volte sono proprio io stessa a dire no, non mi va, vado. Se invece sono nel momento che dico sì, vado, cioè non mi faccio un problema. Dipende sempre dalla persona, perché io ho questa idea. Arrivo in discoteca già con l'intento di trovare quel ragazzo. Tipo? Conosco. Che io ho già l'intenzione di farci qualcosa. Perché noi donne siamo mentali. No, perché sicuramente se mi dice così non lo conosco. Puoi anche conoscerlo. Magari uno che con cui parli. Io conosco gli idioti. Bagno dei maschi o bagno delle femmine? Dove capita sinceramente? Io penso bagno delle femmine, non lo so. È più, sì. Più safe zone. Sì. Ma è differente. Dei maschi. Allora ci sei stata in maschi. Però io sono in quello delle femmine. Siete un gruppo di amiche, no? Mi sembra di aver capito. E abbiamo un ospite speciale. Avete un codice d'onore per cui tipo ok dai, puoi andare a farti quello oppure no, dai per favore stai con noi. Cioè, come vi comportate tra amiche? Vi sostenete a vicenda tipo dai vai o no? Ci sosteniamo a vicenda. Cioè se io vedo la mia migliore amica per esempio che vede il ragazzo, vai, non me ne frega, resto qua anche un'ora da sola, però vai. Sì. Cioè Lei sparisce sempre. Cioè non fa mai niente, però tipo magari dipende. Tipo lei sparisce poi torna, però non è che c'è bisogno di cercare. Vi arrabbiate? Dipende. E come li fai capire alla tua amica che lui ti piace? Solo dallo sguardo si capisce tutto. Allora di solito c'è uno sguardo. Lo sguardo! Tipo così, facciamo così. Se è un no. Certo, se è un no. Ma se è un sì? Se è un sì le spingiamo, andiamo a ballare un pochino più vicino. Stiamo a vicenda.
merda, cioè, capito? Così vai! Qual è la cosa più spinta che avete fatto dopo una serata in discoteca? Oddio, devo ricordarmelo. Non so che non mi viene in mente. Lei le viene in mente. Io la sua, la sua. Appunto. Girare per un'intera serata e passa senza mutandine perché quando c'era l'esigenza. Posso dire solo nell'androne delle scale e basta. Se arrivava qualcuno? Cioè. Ti forse al mare d'estate, quando ho vinto l'Italia l'Europeo e una mia amica ci siamo buttate in mare completamente nude con un gruppo di ragazzi dietro. Poi è successo qualcosa con questi ragazzi? Probabile. Non te lo ricordi o non me lo vuoi dire? Una cosa che mi è capitata è stata prendere in un momento una facciata per terra. Perché ero in spiaggia. Una cosa? Una facciata. E sei caduta? Sì e no, nel senso che non è stata colpa mia. Praticamente eravamo sui lettini e il lettino è caduto e io sono caduta di faccia. Ma quindi era una posizione per cadere di faccia? una sbagliato proprio. No, non dire che cazzo dici, amore. Nessuno ha sentito niente. Tagliamo. Comunque limonate preliminari. Ma ormai i ragazzi non hanno più voglia di fare niente. I ragazzi non hanno più voglia di fare. Ma raga, ma con chi avete a che fare? Ce lo dico con tutti. Ripigliatevi, soprattutto i miei ex. Detto ciò, secondo te il tabù del parlare di tra donne è un tabù? Non sono fatta la domanda di me. Ma quello lì mi distrae. Allora, dunque, secondo te sentir parlare di s**o fra donne è un tabù? O non deve essere un tabù? Perché guarda, se ci siamo circondati da gente come questo qua dietro, è meglio fidati che non ti giri perché sei stracciato i pantaloni. C'è, ma non fra tutti i maschi oramai. Come i maschi vogliono avere s**o occasionale, capiscono che anche noi abbiamo delle esigenze e ovviamente è normale che sia così. Quindi c'è, ma molto meno rispetto agli anni scorsi, secondo me. Assolutamente no. Cioè, io con le mie amiche ne parlo tranquillamente, certe volte anche con i miei amici maschi, quindi... No, assolutamente, anzi, può essere molto d'aiuto anche per chi magari ha meno esperienza. Cose così, quindi aiuta anche tanto tra ragazze. Deve essere una cosa normalissima adesso. Io vedo quelle ragazze che, oddio, cosa hai detto? Oddio. Stiamo scherzando? Cioè, che poi magari fanno le peggio cose. Quelle ragazze parlano di s***o, io le guardo, è strano o no? Cazzi loro. Esatto. Per loro, fanno bene, chi se ne frega. Esatto, che si divertino. Tanto lo facciamo tutti. Anzi, è anche meglio confrontarsi, no? Per aiutarsi. Con le mie amiche mi confronto sempre su queste cose, ma qualsiasi cosa, cioè io faccio una cosa con un ragazzo, lo dico apertamente. Piano piano si sta cercando di superare questo tabù, ovviamente ci saranno ancora tanti passi da fare. Noi siamo come tutti, nel senso come gli uomini possono aver voglia di essere occasionale anche noi donne. E sono assolutamente d'accordo con te. Ragazze, grazie, è stato bellissimo avervi qua. Per noi. Adesso andiamo. Ti va a bere e a ballare. Adesso vado a rimorchiare. Lo porti qua così lo vediamo anche in telecamera. Va bene, va bene. Diamo un messaggio ultimo a queste persone che ci guardano. E cosa gli dico? Raga, se mi vedete rimorchiatemi. Rimorchiatemi. Rimorchiatela. Mi sembrava veramente di essere con la mia amica, sinceramente. Siamo amiche? Bellissimo, sì, bellissimo. Prego, ma ascolta, ti piacerebbe parlare di un po' più tra amiche davvero? Sì, perché no? Vieni con me. Va bene. In tutti questi anni abbiamo capito che c'è una cosa che succede a tutte le persone che vengono intervistate e accade anche nei nostri video. Quando sanno di essere ripresi, tutti in qualche modo recitano, spesso lo fanno inconsciamente, svelando alla videocamera solo la parte di sé che vogliono mostrare. E siamo convinti che anche le ragazze che hanno partecipato a questa intervista, sapendo di essere riprese, abbiano voluto in qualche modo trattenersi. Io sono interessata, scusate. Disagio. Non lo raccontiamo. Ok. Ma noi siamo alla ricerca della verità. Nasce così. Privé. Dopo l'intervista, le Attrix hanno chiesto alle ragazze di partecipare a una chiacchiera più informale. Una conversazione tra amiche sulla sessualità completamente anonima, registrata solo a voce come in un podcast. Poi le hanno portate nel privé, una stanza preparata apposta in cui abbiamo posizionato le nostre videocamere nascoste. Stiamo per mostrarvi qualcosa che nel 2022 dovrebbe essere normale, ma che di fatto è ancora un tabù. Giovani donne che parlano liberamente di s***o.
Cosa pensano, cosa gli piace, cosa le porta a decidere di avere un rapporto occasionale con un uomo piuttosto che con un altro, ma soprattutto cosa vogliono a letto. Mentre internet si riempie di uomini che pretendono di spiegare ad altri uomini cosa desiderino le donne, in privé a parlare sono le dirette interessate, senza il peso della videocamera. E molte delle ragazze che hanno partecipato, una volta rivelato loro l'esperimento, hanno deciso di rinunciare all'anonimato. Ma io sono qua di fianco a te, secondo te non voglio apparire? Io assolutamente sì. Apparire. Facciamo! Rendendo il messaggio ancora più forte e chiaro. Una ragazza che ama il s***o non ha nulla di cui vergognarsi. Raga, c'è solo una questione. Parlare senza filtri va benissimo, ma non può andare in chiaro su YouTube. Il video per la maggior parte del tempo sarebbe così. Tipo grosso. Brava! Diretto! E oltretutto finirebbe per farci bannare il canale. Sappiamo tutti quanto YouTube ami la Per fortuna esiste The Show Plus, l'angolo di The Show in cui possiamo trattare liberamente qualsiasi argomento, in cui un capezzolo femminile è uguale a un capezzolo maschile. Noi ve li mostriamo entrambi, ragazzi. Cioè, non adesso, su The Show Plus. Scopri tutte le risposte alle domande che nessuno ha mai avuto il coraggio di fare. Un video senza filtri per avere finalmente accesso a quello che le donne non dicono. A questo punto entra anche tu nel privé. Basta abbonarsi al terzo livello di The Show Plus. Cioè, 4,99€ per entrare in un privé. Non si è mai visto l'offerta del genere. The Show Plus privé. L'accesso è riservato solo agli abbonati.